Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio andare ad aprire insieme a voi il calendario d'avvento di Douglas. E questo qua è il calendario beauty, perché c'è anche il calendario makeup. Io ho preferito prendere questo qua beauty e l'ho pagato sui 35 euro. Comunque vi lascio scritto qua il prezzo giusto di quello che effettivamente l'ho pagato, e l'ho preso direttamente nel negozio. E niente, questo calendario è comunque un calendario low cost, perché appunto costa sui 35 euro, e ha 24 caselline. Il calendario in sé è fatto così, secondo me molto molto carino. E niente, direi di partire subito con la prima casellina. Oddio, devo trovare. No, cioè l'ho già rotto, ragazzi, cioè sono partita malissimo. Veramente ho rotto la prima casellina. Allora, troviamo un prodottino, però non mi sa tanto di makeup, di beauty, perché ho trovato un rossettino. Cioè non me lo aspettavo, cioè per me beauty erano tipo cose per la skin care, queste cose qua. Super super apprezzato. Casellina numero 2, aspettate, perché qua non si vede proprio niente, quindi vediamo di cosa troviamo all'interno. Oddio, ho trovato un puff, se si chiamano così. È bellissimo. Super super contenta. Io questi qua li utilizzo soprattutto quando magari devo andare a fissare la cipria, così. Quindi prodottino super super apprezzato. Casellina numero 3. Cioè voglio unboxarlo insieme a voi, ma non vedo le caselline, quindi qua una crema, vediamo. Allora, no, è un shampoo. Allora, questo qua è un shampoo volumizzante, anche in mini size, quindi se dovete viaggiare o comunque andate in giro così, vi portate lui. Super super carino. Casellina numero 4. Non voglio spaccare niente, ma mi è un po' impossibile. Oddio, ma è bellissimo. Cioè, vogliamo parlare della bellezza di questo pettine. Cioè, tipo, io adesso che mi sono fatta i capelli, cioè, passo con questo qua. Bellissimo, sono super super contenta. Cioè, mi piace un sacco. Poi richiama un sacco comunque i colori di questo calendario. Quindi, quando un calendario viene proprio pensato per la funzione che ha un calendario d'avvento, cioè, veramente bellissimo. Casellina numero 5, vediamo cosa troviamo all'interno. Allora, Home Spa, è un sapone profumato, quindi un sapone sicuramente per le mani o anche un sapone per il corpo. Casellina numero 6 è veramente piccola, si sa tanto di un prodotto tipo per le labbra, però abbiamo già trovato un rossettino, no? Invece abbiamo trovato un, mi sa tanto di un mascara, un qualcosa, oddio, cioè veramente, faccio una fatica a tirarle fuori. Allora, liquid eyeshadow, niente, è un ombretto per gli occhi, ma è bellissimo, cioè troppo troppo bello. Quindi casellina numero 7, super piccola, mi sa tanto di una matita, no, è un pennellino piccolo, così carino. Cioè magari l'avrei preferito un attimino più grande, però considerando che comunque la parte qua iniziale è un attimino più spesso, un po' così, magari lo posso anche utilizzare. Però carino, con la scritta appunto in oro, cioè richiama molto appunto i colori del calendario. Casellina numero 8, la apriamo insieme. Acqua micellare, esatto, con cornflower e aloe vera. Un mini campioncino, cioè comunque utile da portare in giro. Apriamo insieme la casellina numero 9. Oddio, oddio,
Cioè, questo qua è uno di quei pad tipo per struccarsi, belli giganti. Cioè, io ce li ho quelli più piccolini, però sicuramente anche questo qua, super carino, soprattutto magari per togliere le maschere, quelle non, quelle appunto a risciacquo, e super super utili. Bello, mi piace. Vaselina numero 10. Questo è un Liquid Blush Sweet Pink. Cioè, comunque, essendo anche un calendario beauty, troviamo anche un po' di cose per il make-up. Chissà, allora facciamo un po' di swatch. Questo è proprio un rosina pastello, un po' così. Carino, interessante. E niente, vi stavo dicendo, chissà se nel calendario make-up ci sono anche cose beauty e soprattutto quante di queste cose sono uguali, perché nei calendari d'avvento comunque degli anni precedenti ho guardato dei video delle ragazze, c'erano comunque dei prodottini un po' simili tra i due calendari, quindi magari chi voleva prendere tutte e due magari prendeva anche un po' la fregatura, però in questo caso ho preferito di prendere soltanto questo qua beauty, però vedo che comunque stiamo trovando anche delle cose per il make-up, quindi sicuramente super apprezzato. Quindi casellina numero 11, Dio, una beauty blender. Super carina di questo azzurrino, molto interessante. Bisogna vedere poi bagnata se diventa bella morbida, così mi sembra un po' duretta, però appunto prima di partire subito con le co conclusioni finali la voglio bagnare per vedere com'è in acqua, però così molto interessante. Caselina numero 12 sta qui. Questo, da quanto posso leggere, è un prodotto per le labbra, è un lip balm. Non lo voglio aprire, ma l'ho aperto perché voglio vedere. Ah, è proprio trasparente. Pensavo magari una rosina così, invece è proprio trasparente, giusto per dare un po' di lucido. Caselina numero 13 è bella grande perché è tutta qua. No. Cioè, ma quanto sono carini! Ma quanto sono carini! Cioè, sono i polsini per le mani! Cioè, troppo morbidi, troppo cute, troppo carini! Cioè, sei prodotti, cioè, sei accessori! Ne ho trovato un bel po' di accessori e comunque tutti super super utili! Quindi sicuramente approvo questo calendario per il prezzo che ha, perché ricordiamoci, costa soltanto 34,35 euro, non più di 35, quindi per il prezzo che ha sicuramente stiamo trovando dei prodottini interessanti. Caselina numero 14, questo è un scrub per il viso con pompelmo, così, cioè un campioncino piccolo, giusto da provare un po' di prodotti di Douglas. Caselina numero 15 mi sa proprio di un maticone, perché mi sa proprio, cioè, come è fatto, mi sa di un maticone per gli occhi, un maticone per le labbra. Speriamo un maticone per le labbra, perché all'inizio abbiamo trovato un rossettino, quindi sarebbe comunque un'idea carina. Cioè, la voglio aprire insieme a voi, ma veramente sta diventando un po' difficile aprire queste caselline. No, invece proprio di maticone per gli occhi non ci siamo, perché è una lima per le unghie, fatta così. Cioè, super interessante proprio i colori, però ecco, io non apprezzo tantissimo le cose per le unghie, ecco, perché cioè, secondo me comunque ci sono calendari d'avvento con le cose per le unghie. Cioè, se io prendo un calendario d'avvento beauty, spero di trovare soltanto cose per il beauty. Però va bene, non ci lamentiamo. Caselina numero 16. Vediamo cosa troviamo qui all'interno. Un altro accessorio. Questa è una bomba da bagno. Se non la apro, però è una bomba da bagno. E caselina numero 17 è proprio piccolissima. Cioè, veramente non so cosa ci potrebbe stare qua dentro. Però all'interno c'è questa molettina.
per i capelli. Cioè, quanto è carina. Oro, rosso. Allora, l'avrei fatta azzurra, devo essere sincera, ma semplicemente perché tutti gli accessori che abbiamo trovato fino adesso sono blu, azzurro, carta da zucchero, cioè tutti i colori comunque che richiamano il calendario. Questo oro e rosso, cioè mi piace perché il molettone in sé mi piace, c'è cioè, la molettina, mi piace, però l'avrei fatta blu o azzurra, giusto per richiamare i colori del calendario. Andiamo avanti con la casellina numero 18. È una matita per le sopracciglia, per gli occhi, nera, che io ce l'ho già praticamente questa, proprio questa qua identica, perché quando ho comprato l'uovo di Pasqua, cioè quando mi hanno regalato l'uovo di Pasqua, ho trovato la matita nera di Douglas che mi è piaciuta tantissimo. Cioè bella morbida, un bel nero. Questa qua sicuramente super approvata. Casellina numero 19. Oddio, finalmente l'ho trovato. Finalmente l'ho trovato e di questo accessorio sono super super contenta. Adesso vi faccio vedere. Ho trovato il temperino. Cioè, vabbè, adesso l'ho aperto praticamente in due. Così, rosso con la scritta Douglas. Ah, sia per la matita piccola che per il matitone. Sono super contenta di aver trovato un temperino perché non avevo un temperino, quindi praticamente ho un sacco di matite nella mia makeup collection, però praticamente sono tutte inutilizzate, ma perché ho finito la punta e non avevo un temperino, e adesso sono contentissima di averlo trovato. Questo qua, stessa cosa del molettone, l'avrei messo blu o azzurro, perché adesso iniziamo a trovare anche degli accessori rossi, ma che non c'entrano tantissimo con questo calendario. Vabbè, forse perché ci sono le palline rosse. Vabbè, diciamo che c'entra, ma non tantissimo. Adesso andiamo avanti con casellina numero 20. Il 20 dicembre è il mio compleanno, praticamente lo sto continuando a ripetere in ogni video dei calendari dall'avvento. Nel frattempo non sto trovando la casellina numero 20. Ah, eccola qua. Quindi vediamo il giorno del mio compleanno cosa troviamo all'interno. È una maschera per il viso con la lavanda, sempre un mini campioncino. Quindi tutti i prodotti che abbiamo trovato per adesso della skincare sono tutti di questa collezione. Cioè, di pack verdi, così piccoli, prodotti super interessanti secondo me. Cioè, da avere comunque quando magari si va in giro che non ci si vuole prendere tutta cioè tutti i prodotti per il beauty, si prendono questi mini campioncini e siete a posto per 2-3 giorni. Nel frattempo faccio cadere le cose. Andiamo avanti con la casellina numero 21 e praticamente siamo quasi arrivati alla conclusione di questo video, manca veramente pochissimo. Casellina numero 21 è abbastanza piccola. Non lo so, provo a sparare, ma non so, forse uno di quei prodottini per prendere la crema? Cioè, veramente non so a cosa potrebbe servire. Se voi lo sapete, per favore, fatemelo sapere nei commenti, perché io, cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è proprio per prendere la crema da magari applicare sul viso. Casellina numero 22 dovrebbe essere un eyeliner, perché la matita l'abbiamo trovata già. Oh no, 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 invece è una matita, oddio, sto praticamente rompendo tutto, è una matita per le labbra. Colorazione, oddio, questo qua, aspetta, volevo dirvi il numero, 01 Lovely Brown, che secondo me potrebbe stare bene con questo prodotto, con questo lip. No, non è un lip balm, scusate, questo qua è un liquid, ma scusate, questo è un liquid blush sweet pink, quindi è un blush, però esatto, niente, perché ero super convinta che questo qua fosse un prodotto per le labbra, non lo so. Comunque il prodottino di prima, quindi questo swatch, in realtà è un blush liquido, mi sono proprio sbagliata io, cioè sono partita straconvinta che fosse un prodotto per le labbra, invece questa è una matita che quindi dovrebbe andare bene con il rossettino che abbiamo trovato all'inizio, che non abbiamo swatchato, che adesso swatchiamo.
lo so. Però è molto cremoso come rossettino. Cioè, veramente bello bello cremoso, anche il colore è veramente stupendo. Però secondo me non stanno bene insieme. Cioè, dovrei provarli, ma proprio così. Questo mi sa è più rosato. Invece la matita è proprio un marroncino. Infatti si chiama Lovely Brown. Quindi no, non possono star bene insieme. Però per la matita in sé sono comunque contenta. Quindi caselina numero 23. E qua in alto. Vediamo cosa troviamo all'interno. Ah, ok, questi qua sono praticamente dei fazzolettini, cioè in realtà non sono dei fazzolettini, hanno proprio un nome specifico, ma al momento non mi viene niente in mente. Sono praticamente questi, chiamiamoli fazzolettini, ma non sono fazzolettini, per quando si è troppo lucidi sul viso e si vuole andare a togliere il sebo in eccesso. Sinceramente non avrei messo questo prodottino nella casellina numero 23. Cioè, piuttosto ci avrei messo qualcos'altro, ma non questo. Cioè, veramente non avrei messo questo nella casellina 23. E quindi casellina numero 24, che non trovo, quindi sicuramente sarà una casellina piccola. Anzi, tanto piccola non è, però comunque è piccola. Quindi vediamo cosa c'è all'interno. Speriamo un mascara. A sto punto, l'unico prodotto che manca. Sì, è un mascara. All'inizio pensavo un prodotto per le labbra, cioè devo essere sincera. Ha lo scovolino così piccolo, quindi potete andare a prendere anche le ciglia, quelle più sottili. E niente, almeno abbiamo trovato un mascara. Passiamo invece alle conclusioni finali. Allora, per il prezzo che ha, quindi 35 euro, secondo me è un calendario valido, ok? Perché comunque un calendario low cost e con 35 euro ci si può portare a casa un po' di prodotti, sia skincare, sia per il beauty, sia un po' di accessori e soprattutto sono prodotti non banali, ok? Quindi prodotti comunque interessanti, quindi abbiamo trovato sia prodotti per i capelli, sia prodotti per la skincare, prodotti per il make-up, quindi il rossettino, la matita, l'ombretto per gli occhi, il mascara, gli accessori in sé sono interessanti. Quindi, secondo me, per il prezzo che ha, è un calendario che ci può stare. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questo calendario e se siete arrivati fino a questo momento del video, commentate con questa emoticon emoji che vi lascio qua. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare un piccolo like di supporto a questo video e noi ci vediamo molto molto presto con un prossimo video. Ciao!